Benvenuto qui a Rimini. Domenica c'è subito derby. Ti aspetti subito di giocare? Come sono le tue condizioni attualmente? Ma le condizioni sono buone, io ora entro in punta di piedi e mi metto a disposizione del mister. E se c'è da giocare, giocherò. Sei un attaccante duttile, però prediligi giocare come prima punta. Però hai detto subito quest'oggi, dove mi fa giocare D'Angelo, gioco. Ho voglia di giocare, sono a disposizione del mister, per cui aspetterò sue indicazioni. Abbiamo visto il tuo curriculum nelle varie stagioni precedenti, diciamo una carriera condizionata un po' da qualche infortunio di troppo. Sì, ho fatto un paio d'anni fa ho fatto una bella stagione con 16 gol e poi l'anno seguente sono stato penalizzato dagli infortuni. Però ora sono qua e spero di poter star meglio e dare un contributo a questa squadra. Concludiamo con una battuta, che idea ti sei fatto di questo girone? Ma io penso non è facile vincere in qualsiasi girone, più basso e più alto, vincere è sempre difficile. La squadra ho visto è messa molto bene in classifica, per cui sta facendo bene e penso che non gli abbia regalato niente nessuno, per cui se sono lì se lo sono meritati, ragazzi. Era un pochettino che discutevamo col presidente del Prato insomma, per lui era un giocatore importante, che non... infatti siamo arrivati a questi accordi con proprietà, se no non c'era un'altra strada. E ci auguriamo che sia un giocatore che insieme agli altri faccia la sua parte. Ti chiediamo anche una battuta in vista del derby di domenica, sicuramente sappiamo una partita difficile, il Sant'Arcangelo arriva da 3 KO consecutivi, voi invece in queste prime due partite dell'anno avete fatto 6 punti. Io credo che siano due squadre che giocano bene a calcio. Io mi auguro di vedere una bellissima partita, che sia comunque una giornata di sport, di festa. E la battuta che vinca il migliore è un po' difficile dirla, speriamo di vincere, però che sia una giornata di sport, questa è la base. Concludiamo con una battuta, ti aspettavi a gennaio di avere già il Rimini, di vedere Rimini secondo in classifica, era quello che tu ti auguravi? Che mi auguravo, magari sì, ad aspettarselo è sempre difficile, insomma, hai fatto un anno in Serie D con i tuoi giovani, entri a far parte dei professionisti, non sai che cosa un po' ti aspetta. Poi vedendo questi giovani giocare, crescere ogni mese, li vedi sempre più giocatori, crescono in tutto e per tutto, ti abitui, insomma, dici a finire che è una buona squadra. Noi lavoriamo, andremo avanti così, lavorando seriamente fino alla fine, poi a marzo incominceremo magari a guardare veramente. Adesso siamo felici di essere lì, ma non ci facciamo illusioni, non guardiamo proprio niente, insomma. Siamo contenti, 12 punti sui playoff, diciamo salvezza matematica, quindi siamo contenti, molto contenti, di tutti orgogliosi di questi ragazzi principalmente.